Buongiorno a tutte le persone collegate da casa tramite il sito www.wisp.it. Siamo a Trento, siamo nel centro Santa Chiara, in cui si sta tenendo il workshop Salute e Stili di Vita organizzato dalla WISP nazionale, in particolare dalle politiche per la salute e gli stili di vita. Questo workshop nazionale che raccoglie tutte le esperienze che l'WISP ha realizzato negli anni sul territorio a livello nazionale, insieme a rappresentanti delle istituzioni e degli enti pubblici che hanno collaborato con l'WISP per la realizzazione di questi interventi. Il convegno, il workshop è iniziato alle 10 e noi faremo questa diretta per un'ora circa, quindi fino alla pausa, diciamo, di questa fase mattutina dell'incontro, e cercheremo di parlare, di farci raccontare dalle persone che sono già intervenute o comunque interverranno i contenuti delle proprie relazioni. Brevemente, in questo contesto parleranno principalmente personaggi esterni alla WISP, quindi appunto rappresentanti delle istituzioni o delle amministrazioni con cui l'WISP ha collaborato per valutare e dare un quadro degli interventi WISP. In questo momento abbiamo qui con noi il presidente dell'WISP di Trento, Tommaso Iori, benvenuto. Buongiorno a tutti, benvenuti a voi. Che magari ci farà un quadro di quello che sta succedendo e dell'apertura, come è andata l'apertura dell'incontro. Sì, come hai già detto, il workshop è cominciato abbastanza puntualmente, il successo di pubblico è più che soddisfacente e è molto importante che in questo contesto ci sia un pubblico misto, quindi parte del pubblico fa parte appunto di un quadro nazionale o quantomeno delle regioni del nord Italia, e però buona parte del pubblico anche è un pubblico trentino, quindi come presidente di comitato territoriale sono molto contento di questa opportunità che ci è stata data di poter coinvolgere sul territorio tutti i protagonisti, i soggetti che operano nel mondo della promozione della salute, e la partecipazione di pubblico a questo workshop dimostra che è stata una buona idea candidare Trento per questo convegno e coorganizzarlo insieme al nazionale. Allora, Trento è stato scelto anche in quanto, diciamo, città esempio di buone pratiche, buona amministrazione dal punto di vista della prevenzione e la tutela della salute dei cittadini. Prima è già intervenuta l'assessore alla salute della provincia autonoma di Trento, infatti, che ha ricordato anche questo elemento, diciamo, in parte favorito dall'ambiente naturale, ma comunque anche da un impegno invece delle amministrazioni. Sì, ma una delle ragioni per cui il workshop è stato fatto in Trentino è proprio questo: essere sempre ai primi posti nelle classifiche di benessere e di qualità della vita della nostra provincia. Questo appunto è un combinato disposto di contesto naturale, quindi abbiamo la fortuna di vivere in una palestra a cielo aperto con delle ricchezze naturali e ambientali probabilmente uniche in Italia, però dall'altro anche la capacità di mettere in campo politiche pubbliche per la promozione della salute e dei corretti stili di vita che possono essere raccontate, che possono essere una parte integrante della narrazione che andiamo a fare oggi. Allora, in questo momento si è appena concluso, no, si sta per concludere, siamo a metà, diciamola bene, il blocco che racconta le esperienze relative a bambini e famiglie. È stato approfondito in questo momento il progetto Diamoci una mossa, una campagna che da diversi anni l'WISP conduce insieme al programma del Ministero della Salute, Guadagnare Salute. Quindi la rappresentante del Ministero e la dottoressa Caterina Lombardo hanno presentato il progetto e anche i criteri di valutazione, i metodi di valutazione stessi del progetto, che appunto qualificano poi l'intervento. Adesso passiamo a Pronti Partenza Via, un altro progetto sempre dedicato ai bambini e alla trasmissione di sani stili di vita. E niente, diciamo, la giornata, cosa ci aspetta nel proseguo della giornata, poi passiamo la parola al palco. Ci sono altri, dopo questo blocco tematico ce ne saranno altri tre, e uno ancora questa mattina, due nel pomeriggio e poi il momento di discussione finale al quale parteciperà anche il sindaco di Udine Furio Onsel. Speriamo di rimanere nei tempi perché il programma è molto fitto e molto denso, per ora mi pare che più o meno ci siamo, e spero che, come dire, il pubblico che partecipa questa mattina possa rimanere anche nel pomeriggio e che ci sia una certa continuità nel seguire un convegno che nella sua eterogeneità comunque presenta una linearità complessiva che appunto ne fa un momento
momento unitario di riflessione. Perfetto, grazie Tommaso. Grazie a voi. Passiamo intanto la parola al palco, dove Raffaella Milano di Save the Children Italia sta appunto raccontando l'esperienza Pronti Partenza Via. Soprattutto di occuparci di un problema, quello della povertà minorile, un problema esplosivo. Gli ultimi dati ci dicono che in Italia noi abbiamo 1 milione di minori che vivono in povertà assoluta, con una crescita tra il 2013 e il 2012 del 30%, quindi un dato agghiacciante dal nostro punto di vista, e la crescita delle diseguaglianze, è già stato detto da molti, e abbiamo cominciato a ragionare su questo legame, ne hanno parlato tante relazioni prima, questa correlazione tra povertà minorile, anche povertà educativa, quindi il livello di istruzione delle famiglie e quant'altro, e condizioni di salute, soprattutto intese come sedentarietà e come cattiva alimentazione. Quindi che cosa abbiamo pensato di fare? Di lavorare per garantire ai bambini, soprattutto quelli che vivono nei contesti più deprivati, la possibilità di esercitare alcuni diritti, che poi sono i diritti fondamentali, quelli della Convenzione delle Nazioni Unite, che devono riguardare tutti i bambini del mondo, cioè il diritto al gioco, il diritto al movimento e il diritto alla sana alimentazione. Allora, riprendiamo la parola dalla nostra postazione per far intervenire Fabio Lucido, Fabio Lucidi, psicologo, benvenuto. Grazie molte. Allora, molto brevemente, perché è impegnato al palco con i relatori in quanto, diciamo, conduttore, chairman di questa giornata, e volevamo solo farci raccontare i contenuti di questa prima parte di incontro, di questa parte di mattinata che non abbiamo seguito in diretta. Sì, io credo che il tema fondamentale sia stato il riconoscimento di un inquadramento della giornata. La giornata si pone all'interno di un piano in cui tutti riconoscono la necessità di inquadrare le azioni proposte dentro un piano politico, e il piano politico non può riferirsi all'interno di una logica societaria come quella di chi propone questo workshop dentro una dimensione classica sanitaria della riduzione delle malattie, ma dell'incremento di un piano di diritti che a sua volta ha una rilevanza sanitaria di senso più ampio. Benissimo, e diciamo, per adesso abbiamo avuto gli interventi istituzionali, diciamo, quindi dei rappresentanti dell'UISP e del Ministero, ora si comincia invece ad andare più nel concreto degli interventi effettuati. Sì, è così, inizieremo con un piano di interventi che fanno riferimento al piano dell'inquadramento dei bambini e delle famiglie dentro un sistema di diritti negati, per poi passare a un sistema che fa riferimento all'inquadramento di tutto questo nella logica delle città. Nel pomeriggio invece passeremo a temi più specifici, quali quelli del tema del disagio mentale o dello spazio più complessivo delle politiche pubbliche. Benissimo, grazie Fabio, ci risentiremo magari nel pomeriggio. Grazie, buon lavoro. Grazie. Allora, ripassiamo la voce al palco, continua l'intervento di Raffaella Milano. È una fondazione, la Mondelez International Foundation, che ha creduto in questo progetto e complessivamente nei 4 anni ci ha investito qualcosa come 2 milioni di euro, quindi non una cifra affatto irrilevante, che ovviamente è stata spesa nell'ambito del progetto. E anche questo ci dice qualcosa sul welfare del futuro. Le città, sono 10 città, alcune delle persone presenti sono protagoniste di questa iniziativa. Nelle città abbiamo sempre scelto un quartiere periferico, un quartiere difficile, un quartiere dove c'era una mancanza di spazi e di opportunità per i bambini. Le attività principali, recupero e riqualificazione di spazi, e quindi il tema degli spazi, il diritto allo spazio, vincere la segregazione spaziale, quindi abbiamo fatto anche lavori di riqualificazione, ristrutturazione, dallo Sky Park a Genova al Parco di Sassari, insomma c'è qualcuno qui dei protagonisti che può dire meglio di me che cosa abbiamo fatto, però ci siamo impegnati anche in lavori strutturali. Attività nelle scuole, durante l'orario scolastico sono state tutte curate dalla WISP e riprendono grosso modo tutto il lavoro di diamoci una mossa e ridiamoci una mossa, quindi lo stile, l'approccio è esattamente quello che abbiamo preso da questa esperienza. Attività all'interno degli spazi riqualificati, un forte coinvolgimento attivo dei genitori e degli adulti di riferimento, e poi un lavoro di network, cioè il coinvolgimento delle ASL, delle associazioni, dei pediatri, dei nutrizionisti, cioè riuscire in ogni territorio a creare una rete di attori impegnati. Del progetto, questa è un po' appunto l'eredità di Diamoci una Mossa, insomma quello che noi abbiamo preso da Diamoci una Mossa è
il fatto che appunto il tema del movimento e dell'alimentazione è stata sempre posta come tema di scoperta, gioco, piacere, opportunità. Di nostro, forse come Save the Children, abbiamo rafforzato il tema della partecipazione attiva dei bambini e degli adolescenti, un po' il nostro pallino, quindi anche poi nella valutazione, come vedremo nel progetto, abbiamo cercato di avere un ruolo attivo anche da parte degli stessi protagonisti. Ecco, il progetto è stato realizzato sulla comunità, cioè non è mai stato targettizzato sui minori a rischio, né sui minori a rischio di obesità, né sui minori comunque a rischio sociale più elevato. Il gruppo era quello che contava, quindi diciamo gli obiettivi di cambiamento che volevamo ottenere non erano standardizzati, erano legati al singolo bambino, alla singola bambina. E questo è molto importante perché è molto legato a un tema che poi alla fine ci vede uniti, WISP e Save the Children, che è quello di costruire delle comunità educanti, cioè noi riteniamo che il percorso educativo di qualsiasi bambino non possa essere delegato né alla sola famiglia, né alla sola scuola, né alla sola rete di amici. La comunità territoriale dove vive e cresce un bambino deve assumere la sua responsabilità di comunità educante, quindi ciascuno ha un ruolo, anche se diverso, nell'ambito del percorso di crescita di ogni bambino e di ogni bambina. Ovviamente il fatto di lavorare in una comunità non significa poi non porsi degli obiettivi di miglioramento, degli obiettivi di cambiamento anche molto pratici, cioè il fatto che un'altissima percentuale di bambini non fa colazione la mattina o a colazione prende la Coca-Cola, per esempio, non è proprio un elemento che ci lasciasse indifferenti. O così appunto la sedentarietà, magari anche l'ora di sport pagata dalla famiglia a costo di sacrifici, però il bambino che arriva in macchina prende l'ascensore poi quando torna a casa, quindi la difficoltà a far entrare questi costumi nelle abitudini quotidiane, anche quando magari la famiglia cerca e vuole fare un investimento. Quindi, avendo degli obiettivi chiari, però il nostro percorso non è stato quello di raggiungere uno standard per tutti i bambini, bensì quello di accompagnare delle fasi di crescita e soprattutto incoraggiare chi questi cambiamenti poi li voleva in qualche modo fare propri. Ecco, il punto di forza del progetto. Ci ha raggiunto la nostra postazione Laura Battisti, Osservatorio per la Salute, Dipartimento Salute e Solidarietà Sociale della Provincia Autonoma di Trento. Buongiorno dottoressa. Buongiorno a voi. Lei ha già tenuto la sua relazione e noi però abbiamo una scheda che riassume quanto ha detto, perché i suoi dati rappresentano un po' la spina dorsale dalla quale si è partiti per questo convegno. Intanto il primo dato: la sedentarietà accorcia la vita dai 3 ai 7 anni. Sì, è vero, quello che è importante sottolineare è che non serve diventare atleti per avere dei guadagni in termini di salute, ma che bisogna spostarsi appunto dalla sedentarietà ad una pratica dell'attività fisica. Infatti appunto anche chi ad esempio è obeso però pratica attività fisica allunga la sua vita rispetto anche a chi è normopeso e però è sedentario. Un altro dato significativo: alcuni esempi di diseguaglianza sociale. In quali fasce di popolazione è più diffusa la sedentarietà, dottoressa? Sì, la sedentarietà è più diffusa ad aumentare dell'età, è inoltre caratterizzata appunto da diseguaglianze sociali, perché è più diffusa nelle persone che hanno titoli di studio medio-bassi oppure che dichiarano di avere difficoltà economiche. È più diffusa anche nella popolazione straniera. Diciamo che questo crea proprio una contraddizione sociale, cioè è meno diffusa l'attività motoria laddove invece servirebbe di più. Sì, certo, è per questo che le politiche dovrebbero appunto lavorare nel termine appunto di ridurre le disuguaglianze sociali in modo tale appunto che poi la sedentarietà e per contro l'attività fisica venga diffusa in tutta la popolazione in maniera uguale. Altri dati che ha presentato questa mattina: 30 minuti di attività moderata per almeno 5 giorni alla settimana oppure attività intensa per più di 20 minuti per almeno 3 giorni alla settimana. Ecco, questo consente un miglioramento, diciamo così, dei cosiddetti stili di vita attivi. Sì, queste sono le definizioni tipiche appunto per diventare attivi o almeno parzialmente attivi, ma come ho già detto prima, l'importante è, anche se non si raggiungono questi livelli, comunque l'importante è praticare almeno un minimo di attività fisica, perché comunque i primi benefici
benefici in termini di salute si hanno appunto proprio passando dalla sedentarietà alla pratica anche subottimale di attività fisica. Per chiudere, dottoressa Battisti, che cosa fare? Come incidere sugli stili di vita quotidiani delle persone? L'importante è muoversi anche semplicemente camminando, molto importante sono strategie ad esempio di praticare attività nelle azioni quotidiane della vita comune di tutti i giorni. È molto importante ad esempio il trasporto attivo, ad esempio raggiungere il lavoro in bicicletta utilizzando i mezzi pubblici. L'importante è muoversi. Ecco, che tipo di efficacia hanno i progetti promossi dalla WISP in questo tipo di strategia? Sono fondamentali perché appunto riescono a raggiungere una grande fetta della popolazione e appunto riescono a ridurre quelle disuguaglianze di cui si parlava prima. Fondamentale il contributo della WISP, il contributo di tutti, la sinergia tra appunto i vari settori del mondo sociale. Grazie dottoressa Battisti. Grazie a lei. Di nuovo voce al palco, sta continuando a parlare Raffaella Milano di Save the Children. L'abbiamo realizzata e adesso sentiremo autovalutazione.it devo dire che anche in questo caso la valutazione è stata di grandissimo aiuto. Cinicamente potrei dire perché grazie alla valutazione che abbiamo avuto anche una proroga, un prolungamento del progetto perché è stato un aspetto molto apprezzato dai nostri donatori, anche questo va considerato, però in maniera invece più seria posso dire che la valutazione ci ha aiutato a cogliere sia i punti di forza ma anche dei punti di debolezza del progetto e anche le differenze territoriali nella implementazione, perché mettendo a confronto 10 realtà diverse emergono anche differenze di approccio che portano poi delle conseguenze pratiche nell'attività, e questo è enormemente importante anche per programmare gli interventi futuri. Finisco con delle piste di lavoro aperte, perché Pronti Partenze Via non si ferma, cioè è chiaro il progetto finirà, però come strategia. Allora, abbiamo qui con noi alla postazione dell'WISP la dottoressa Daniela Galeone del Ministero della Salute, Dipartimento della Sanità Pubblica e della Prevenzione del Ministero della Salute, che è intervenuta questa mattina in apertura. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, le vorrei chiedere di sintetizzarci, diciamo, e spiegarci come l'WISP, gli interventi dell'WISP entrano in contatto e si possono relazionare con quelle che sono le strategie poi del Ministero e del programma Guadagnare Salute che ha messo in piedi appunto per la prevenzione. Il programma Guadagnare Salute nasce per la prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili, che è un allarme mondiale, e quindi per agire sugli stili di vita della popolazione, però con un approccio che da una parte mira a creare la consapevolezza nei cittadini sull'importanza di uno stile di vita sano, dall'altra mira però a dare ai cittadini la possibilità che questi stili di vita siano resi più facili. E in questa prospettiva fin da subito si è creata una sintonia di visione anche con la WISP, tant'è vero che nell'approccio intersettoriale che mira a coinvolgere settori diversi, enti anche della società civile di Guadagnare Salute, sono stati stipulati dei protocolli di intesa con diversi partner, e la WISP è stata una tra le prime associazioni, in realtà dell'associazionismo, che ha partecipato e ha stipulato col Ministero della Salute un protocollo di intesa per svolgere quindi attività nei confronti di tutte le generazioni, perché con la WISP abbiamo lavorato sia sui bambini ma anche sulle famiglie ma anche sugli anziani, appunto da una parte aumentando la consapevolezza delle persone ma dall'altra parte anche facilitando la possibilità di fare attività fisica, fare movimento, avere una sana alimentazione come contributo ad una popolazione più sana in benessere. Quindi in una logica che non è solo di cura appunto ma di prevenzione e di cultura, cioè far entrare nella cultura proprio del cittadino quella dell'aiuto che può dare l'attività fisica. Sì, assolutamente la logica di Guadagnare Salute non è una logica di cura, quindi non è una logica sanitaria in tempo stesso, ma è una logica di promozione della salute, che considera quindi la salute innanzitutto un diritto da tutelare come prevede la nostra Costituzione, ma anche un investimento per il benessere della popolazione. Tutte le
istituzioni, che sia la salute, che sia l'ambiente, che sia lo sviluppo economico, mirano ad avere una popolazione in benessere, perché una popolazione in benessere è una popolazione che vive più a lungo, ma vive più a lungo senza disabilità, che durante la fase attiva di vita lavorativa è più produttiva, è più soddisfatta e in un certo senso più felice, anche se la felicità non si misura in termini di PIL o di altre valutazioni solo economiche. Quindi c'è stato un incontro di punti di vista appunto sulla vita della persona, appunto dall'infanzia all'età adulta, che si sposano, diciamo, queste strategie. Sì, si sposano sicuramente con queste strategie, poi ovviamente bisogna poi passare nella realizzazione pratica, e quindi sempre di più noi spingiamo perché vi sia una, a livello dei territori, una partecipazione integrata tra le istituzioni che sono coinvolte e che devono essere coinvolte per il benessere dei cittadini, e quindi auspichiamo sempre di più che si creino queste solide alleanze da una parte con la salute, ma anche per esempio con le amministrazioni locali, con i comuni, che sono fondamentali anche nelle azioni di promozione del benessere, e che con tutto quello dell'associazionismo, del privato o del sociale che è presente sui territori, alleanza che metta da parte magari differenze e protagonismi particolari, ma che consente invece di programmare insieme fin dall'inizio e quindi di creare veramente delle reti stabili per il benessere dei cittadini. Esatto, quindi uno dei punti infatti che emerge sicuramente è quello di una possibilità di coprogettazione, coprogrammazione per rendere più efficaci gli interventi. Questo è ovvio, perché se si progettano a tavolino solamente da parte di alcuni interlocutori, poi dopo è più difficile andare a costruire delle alleanze, delle modalità di lavoro comune. Invece la cosa migliore è creare anche a livello dei territori e delle comunità prima dei partenariati, e insieme a questi partenariati, partendo anche dai dati, dai bisogni del territorio che tutte le regioni nostre hanno grazie anche alle varie sorveglianze che realizziamo sul territorio, partendo quindi dai bisogni e dalle prospettive di quel territorio, costruire un percorso comune in cui ognuno può fare la sua parte. Perfetto, la ringrazio per il suo intervento. Grazie a voi, arrivederci. Allora, continua intanto sul palco l'intervento di Raffaella Milano, Save the Children, che si conclude proprio in questo momento, quindi inizierà la prossima relatrice, che presenterà un'esperienza sempre relativa all'Emilia Romagna. Lasciamo la voce al palco per la presentazione dell'intervento. Buongiorno a tutti, intanto che partono le slide, ne approfitto di questi 30 secondi rubati che abbiamo dato a disposizione per ringraziare la WISP per avermi dato la possibilità di raccontarvi molto brevemente, purtroppo, l'esito della valutazione del progetto che mi ha appena descritto Raffaella, e anche per avermi dato la possibilità di poter svolgere questa valutazione, perché è stato un lavoro veramente bello, una vera sfida, anche un lavoro difficile. Pertanto vi ringrazio anche Save the Children per averci dato la possibilità di porci questa sfida e superarla e dare la possibilità di avere dei risultati interessanti e anche affidabili. E la valutazione di pronti partenza via ha cercato di rispondere sostanzialmente a due domande. La prima era: gli obiettivi del progetto sono stati raggiunti? La seconda era: quali sono stati gli effetti poi di questo progetto? Come avete visto, il progetto PPV prevede due attività fondamentali, una nelle scuole e l'altra che riguarda la riqualificazione dei centri urbani. Gli obiettivi riguardano la promozione di stili di vita sani nei bambini e nelle famiglie, agendo sull'autoregolazione e sul comportamento spontaneo e, nello specifico, dei centri urbani, cercando di restituire ai cittadini quegli spazi e quelle aree che hanno a disposizione e che gli impediscono di poter praticare degli stili di vita sani fin da bambini. Gli effetti che ci aspettavamo quindi da questi obiettivi riguardavano un cambiamento in tantissimi aspetti tra tutti i soggetti coinvolti nel progetto, quindi un cambiamento nelle loro motivazioni, nelle loro atteggiamenti, nei comportamenti, nelle abitudini, nelle proprie percezioni di benessere, di soddisfazione dei bisogni e così via. Una premessa che non ho fatto: oggi purtroppo vi potrò far vedere solamente una piccolissima parte dei risultati del monitoraggio. Chiunque di voi fosse interessato a saperne di più, non esiti a mandarci una mail, a chiedere ulteriori informazioni, perché sarà soltanto un piacere. Allora, con noi nella postazione della diretta streaming Daniela Rossi, responsabile del settore politiche per gli stili di vita e la salute e organizzatrice di questo evento. Benvenuta. Grazie.
Credo che sia stata una mattinata molto densa, molto significativa, seguita. Noi abbiamo organizzato questo workshop come prima tappa di un percorso che ci vedrà poi a fine settembre avere la stessa sessione tematica dedicata alle regioni del centro-sud, per finire l'anno, speriamo bene, presentando il nostro manifesto sulle linee guida per la salute e per gli stili di vita. La modalità dovrebbe rimanere sempre la stessa, ovvero sia raccogliere buone pratiche che noi abbiamo sviluppato in questi anni, chiedere ai nostri interlocutori di esporle per garantire anche oggettività e per evitare autoreferenzialità di qualsiasi tipo. Sulla base di questa esposizione trovare e individuare il background comune, i denominatori comuni, le linee che le unificano al di là della diversità delle esperienze, e sulla base di quello poter proporre quella che abbiamo chiamato l'impronta WISP, ovvero sia che cosa rende peculiare la nostra proposta. Allora, approfittiamo della tua presenza per illustrare anche questi criteri attraverso i quali gli interlocutori, i relatori esterni stanno valutando, presentando i progetti WISP, il famoso target. Sì, il famoso target che ormai sta terrorizzando tutti. È un acronimo che sostanzialmente raccoglie dei criteri attraverso i quali i nostri relatori hanno letto ed esposto i nostri progetti. I partecipanti, il pubblico, verrà chiamato alla fine di questa sessione a partecipare interattivamente, dovendo compilare degli schemi che sono raccolti nelle schede, che diano una valutazione complessiva punto per punto di quali sono gli elementi qualificanti dei vari progetti, e quindi dovrebbe emergere, speriamo dovrebbe emergere il dato che dicevo prima, cioè un'omogeneità di clima culturale di impostazione che caratterizza tutte le nostre buone pratiche, e quindi giocheranno col target. Benissimo, grazie Daniela, ti lasciamo al workshop. Continuiamo con gli interventi dal palco. In questo momento sta parlando Patrizia Beltrami, medico collaboratrice del Servizio Sanità Pubblica della Regione Emilia-Romagna. L'istituzione di un centro in cui avere opportunità di svolgere attività, ma anche di creare una comunità, una coesione tra le persone che vivono nell'area urbana che prima si considerava disagiata. Lo stesso risultato, brevemente, si evidenzia con i testimoni privilegiati. I motivi per cui viene frequentato il centro cambiano a seguito della riqualificazione. Allora, solo dopo una piccola correzione, al momento sta parlando Sara Manganelli, che infatti sta raccontando la valutazione del progetto Pronti Partenza Via. Patrizia Beltrami effettuerà il prossimo intervento che sentiremo a seguire. Grazie. Socializzazione, un luogo da rispettare, tutto ciò non era presente prima della riqualificazione, emerge solo dopo l'intervento. Parallelamente, è un dato certamente positivo, il luogo non è più percepito come un luogo non sicuro. Questa era una delle caratteristiche del progetto: restituire ai cittadini i luoghi che prima non potevano essere utilizzati. Per quanto riguarda le scuole, e questi sono i risultati relativi alle opinioni dei genitori che ci davano informazioni sui propri figli: in verde le classi che hanno fatto il progetto, in viola le classi di controllo che non hanno fatto il progetto. Come potete vedere, solo nelle classi che partecipano a Pronti Partenza Via si ha un aumento delle attività motorie quotidiane e anche, e forse più importante, un miglioramento, un atteggiamento più positivo nei confronti dell'attività motoria quotidiana. Dall'altro versante del progetto, quello alimentare, diminuisce l'assunzione di cibi ipercalorici e parallelamente aumenta l'assunzione di cibi sani. Tutti questi risultati sono statisticamente significativi e avvengono solo nelle classi partecipanti al progetto, non nelle classi di controllo. Come avete potuto capire dall'intervento di Raffaella, PPV era un progetto focalizzato sui bambini. Eravamo quindi interessati a sapere quale fosse la loro opinione, e per questo abbiamo cercato un mezzo che gli permettesse di esprimersi in modo diretto, appieno, e che ci facesse capire quale fosse la loro reale esperienza con il progetto. Per questo abbiamo raccolto i loro disegni. I ragazzi e i bambini disegnavano, sostanzialmente la richiesta è: disegnaci quello che fate durante il progetto Pronti Partenza Via. Questo che vedete qua è un esempio.
quello che noi abbiamo cercato nei loro disegni sono il raggiungimento degli obiettivi di PPV, quindi i bambini si sono sentiti coinvolti in prima persona, sono stati... Abbiamo fatto una valutazione prima dell'intervento e dopo l'intervento, quindi alla fine dell'anno scolastico, e abbiamo valutato, ho raccontato essenzialmente i risultati principali relativamente al body mass index e alla quantità di attività e di movimento riportato, alla percentuale di tempo dedicata dai bambini trascorsa dai bambini in attività sedentarie. Essenzialmente circa 20.000 famiglie ha partecipato a questa prima a questa prima fase dell'intervento. Di questi abbiamo selezionato un 10% che ha, di famiglie che hanno risposto a questa alle domande di una serie di questionari standardizzati, che ci hanno dimostrato che passando da prima a dopo l'intervento, nonostante diciamo Diamoci una mossa non abbia mai detto ai bambini di perdere peso, comunque la partecipazione ha prodotto una riduzione del peso corporeo nei bambini sovrappeso e un aumento del peso corporeo nei bambini sottopeso, il che diciamo ci dà un'indicazione del fatto che i bambini hanno acquisito abitudini alimentari più sane e più salutari e hanno anche diciamo ragionevolmente aumentato la quantità di movimento. Infatti riguardo all'attività motoria, quello che troviamo è una riduzione di circa il 10% del tempo trascorso in attività sedentarie e un aumento di circa il 14% del tempo trascorso in attività motorie di tipo diciamo impegnativo. Perfetto, grazie intanto per la sintesi che ha dovuto fare di tutti questi dati. Solo un ultimo commento sul fatto che, oltre ai risultati positivi della valutazione in sé per sé, un elemento qualificante è anche quello proprio della valutazione, cioè che sia stata fatta una valutazione sul progetto che è intervenuto con i bambini. Esattamente, questo è anche uno dei punti di forza di Diamoci una mossa. Sebbene diciamo questa valutazione non sia perfetta, non possiamo dire che sia dal punto di vista diciamo metodologico perfetta, però ci ha dato una chiara misura di quanto è stato efficace l'intervento nel produrre il cambiamento desiderato. Quindi in qualche modo è un punto di forza che va sottolineato, perché non tutti i progetti si accompagnano alla valutazione dell'impatto prodotto sulle variabili oggetto dell'intervento stesso. Perfetto, la ringrazio per il suo intervento. Buon... Grazie a voi. Allora, ringraziamo la dottoressa Lombardo appunto che ci ha spiegato i risultati di questa valutazione effettuata sul progetto Diamoci una mossa, che è uno degli elementi qualificanti, dei criteri scelti appunto che fanno parte del target per valutare e qualificare i progetti WISP da parte dei relatori che stanno intervenendo oggi al workshop. Continuiamo a sentire la relazione relativa al progetto Samba. Viene affiancato poi da una serie di colonnine che sono dislocate lungo il percorso del circuito e poi, per venire incontro anche a quelle che sono le indicazioni dell'OMS, esercizi di flessibilità, forza ed equilibrio sono sul retro delle colonnine che possono essere utilizzati durante il percorso inverso delle persone. Abbiamo anche in questo caso valutato i risultati attraverso la definizione già in fase di pianificazione di indicatori e di standard di prodotto attraverso questionari in ingresso e in uscita. Vi do soltanto un riscontro: al momento i dati che abbiamo rispetto al progetto CCM che si concluderà l'anno prossimo, questi sono dati al 28 febbraio 2014, 1612 test questionari validi. Vediamo una fascia di popolazione media, non soltanto persone normopeso, ma anche persone sovrappeso e obese che stanno partecipando. Quello che vorrei segnalarvi sono solo due dati: il miglioramento di oltre il 30% della percezione positiva del proprio stato di salute delle persone che hanno partecipato e il 10.4 delle persone che non faceva attività fisica ha iniziato a svolgere attività fisica attraverso i gruppi omogenei di cammino. Questo è un dato finora statisticamente significativo. Chiudo dicendo quindi che questi progetti che hanno avuto indubbiamente il merito, a nostro avviso,
di iniziare in un territorio, poi di essere contaminati, di contaminare un territorio più vasto, anche oltre il livello della nostra regione, hanno proprio l'obiettivo di superare gli interventi spot, di lavorare attraverso quel rapporto di fiducia che in questi anni si è creato con i vari partner, con la WISP in maniera particolare, mantenendo, come è stato detto stamattina, una trasparenza di rapporti, una definizione di ruoli e soprattutto per dar modo alle istituzioni, al terzo settore, di poter condividere quell'approccio che consente appunto quello che secondo me è l'obiettivo fondamentale, cioè quello di trasformare progetti in processi che si automantengono. E questo modello credo che sia il modello vincente. Grazie. Molte grazie Patrizia. L'intervento di Patrizia Beltrami conclude il primo blocco. Il secondo blocco fa riferimento al tema degli spazi dell'ambiente della città. Io chiedo a voi di compilare la prima parte della vostra votazione cercando di sintetizzare in questo momento il primo blocco di interventi, quello relativo a bambini e famiglie. Andiamo avanti con i nostri invece ospiti qui in diretta. C'è qui con noi il presidente nazionale WISP Vincenzo Manco, benvenuto. Benvenuto, grazie a voi. Allora, è molto interessante, molti gli argomenti che sono già stati esposti. Qual è l'importanza di questo incontro per il futuro, per le strategie dell'WISP? Noi abbiamo bisogno di presentarci come un'associazione, una formazione sociale che è capace di accreditarsi ai tavoli in cui si decidono le strategie delle politiche pubbliche. Il tema di oggi è legato a sani stili di vita e salute. Cercheremo di fare lo stesso lavoro che si è fatto in questo appuntamento, quindi dal basso, coinvolgendo il territorio, i livelli regionali della WISP, stando dentro al percorso di riforma del modello associativo della WISP e della nuova proposta sportiva che vogliamo fare, quindi trovare sintesi tra lo sportismo nostro e la promozione sociale e con questo poterci candidare ai tavoli in cui si ridiscute delle tutele, dei diritti e si ridisegna il welfare di comunità. Si è parlato molto dell'importanza di una coprogettazione, coprogrammazione, quindi di un coinvolgimento a monte dell'associazione dell'WISP nella pianificazione delle strategie sul territorio anche. La WISP ormai dopo 66 anni della propria storia è un'associazione matura. Natura per poter affrontare le sfide e sicuramente capace di creare un soggetto, di essere tra i soggetti che costruiscono l'intelligenza collettiva e di essere tra quelle organizzazioni che hanno bisogno in una logica intersettoriale di programmazione integrata con i vari assessorati locali e regionali, ma soprattutto con i ministeri, di essere accreditata appunto fin dall'inizio in logica di coprogettazione, in logica anche di programmazione appunto integrata. Lo facciamo non a caso perché il clima che si respira nel Paese è quello delle tante riforme, tra cui quella costituzionale del titolo V che riguarderà il rapporto di sussidiarietà tra appunto le istituzioni pubbliche e le formazioni sociali, la cittadinanza che si organizza in corpo intermedio, quindi noi siamo coloro che possono assumere un ruolo di grande protagonismo in questo senso. E promuoviamo sicuramente un approccio che è quello non della cura, della medicalizzazione, ma di vivere l'attività fisica come prevenzione ma anche come piacere, come momento di socialità. Noi siamo, un piccolo esempio di come si possa ricostruire anche un polo culturale a supporto del periodo di riforma che sta attraversando il Paese, e culturalmente noi abbiamo bisogno di spingere anche sul terreno della salute, appunto dei temi del piacere e perché no della felicità, abbiamo bisogno di spingere anche su un terreno che riguarda sempre di più la prevenzione sul terreno della salute e della cura e non il bisogno emergenziale di ciò che è già sanitarizzato. E
per far questo, diciamo, noi abbiamo bisogno di investire noi nei nostri saperi, di mettere a disposizione i nostri saperi e legarli anche insieme a quello degli altri, contaminarli, renderli proattivi, e una volta che siamo riusciti a farlo, metterli a disposizione appunto di un sapere collettivo. Abbiamo bisogno di riprendere a scrivere, dovremmo fare quaderni tematici da mettere a disposizione, quindi i nostri saperi continueremo a metterli nella rete sociale, nella rete istituzionale, sempre di più in questo caso legati al tema appunto di una cultura della prevenzione, perché noi vogliamo essere felici attraverso il movimento e la pratica sportiva. Benissimo, grazie Vincenzo. Grazie a voi. Intanto proseguono gli interventi dal palco, sta intervenendo Alessandra Marin dell'Università di Trieste presentando il progetto Pedibus. Del quale quindi metterò in rilievo soltanto poche cose in questi 10 minuti che mi sono concessi, è un progetto che è partito dalle idee, dalle ipotesi che abbiamo visto sviluppate anche nei progetti precedenti, e ha cercato di lavorare sulla trasformazione dello spazio pubblico in uno spazio adeguato appunto al muoversi in sicurezza, al fare delle azioni che portano una maggiore salute per il cittadino e specie per i cittadini, i bambini, ma anche in generale i cittadini che hanno delle difficoltà di mobilità, e a un miglioramento, anche se a partire da un low profile, dello spazio pubblico. L'incrociarsi tra le tre S di cui dicevo prima è legato anche a un rifiuto che questo incrocio possa produrre, da un lato spazi recintati, spazi controllati, usi definiti e non flessibili dello spazio pubblico, dall'altro che possa produrre forme e modi di gestione non gradevoli e non graditi dai proprietari dello spazio pubblico, dai fruitori, dagli utenti, dai cittadini. Considerate lo spazio pubblico come spazio comune, poi ritornerò anche su questo concetto. I due strumenti che sono stati utilizzati quindi sono quelli del progetto integrato, che vede assieme l'educazione, il gioco, la mobilità, e dell'ascolto e del progetto condiviso, quindi in qualche modo lo sviluppo di comunità, se vogliamo utilizzare una modalità così un po' filosofica, l'idea era quella del partecipo, ergo sum cives, no? Quindi i cittadini partecipano. Che cos'è il Pedibus? Il Pedibus è stato interpretato come un produttore di autonomia dei piccoli, dei cittadini di domani, dei ragazzi che ne fruivano, un produttore di socialità, un produttore di minor traffico e di maggiore sicurezza, perché molto spesso proprio il traffico causato dalla presenza dei genitori che accompagnano i bambini a scuola creava dei grossi problemi in prossimità delle scuole. Un progetto che andava a lavorare con l'educazione al movimento. Le strategie del progetto le vedete qui individuate. In realtà partono da una metodologia di lavoro che WISP ha deciso fin dall'inizio di applicare, perché è stata WISP in realtà a fin dal primo momento ad attingere a fondi regionali, quindi presentare autonomamente dei progetti per lo sviluppo dei Pedibus, coinvolgendo un po' alla volta una serie di attori. Quindi un processo, se vogliamo, bottom up di tipo classico, WISP che coinvolge le scuole, che coinvolgono a loro volta insieme la circoscrizione, che coinvolgono l'università attraverso una relazione diretta, personale con una Francesca di WISP a Trieste, che appunto è una studentessa di architettura e mi ha coinvolta vedendo che i temi erano affini. Che coinvolge a sua volta il comune nella realizzazione e poi anche nel supporto a una progressiva realizzazione di progetti per nuove realizzazioni successive,
e sopra questo il lavoro con la regione e quindi l'individuazione di fondi attraverso i bandi per la sicurezza stradale, ma anche l'individuazione di alcuni soggetti che ci hanno dato sicuramente interesse e supporto. Le fasi del progetto sono come vedete molto semplici: laboratori didattici con i bambini, un lavoro fatto con i bambini dei quali vedremo poi alcune immagini, il questionario fatto con i genitori e il rilievo percettivo fatto con i bambini in strada e poi la discussione e l'analisi dei dati con i genitori ma anche più in generale con i cittadini. Quindi una parte tecnica all'interno della quale esistono diverse fasi che sono state, anzi potranno anche essere, perché come vedete il progetto è in divenire, realizzate, alcune realizzate, altre invece possono essere portate avanti successivamente. Due parole sulla localizzazione dei progetti. Quando si parlava prima di ricucire le periferie, questi progetti sono dei progetti che tengono assieme gli spazi dell'abitare, del gioco e della scuola di ragazzini che non abitano nel centro storico triestino, ma che abitano appunto in queste periferie sulle quali l'azione integrata può portare delle effettive modalità di riqualificazione. Ora lascio andare in slideshow la presentazione che vi mostrerà quelli che sono gli esiti delle diverse fasi di progetto che abbiamo elencato in precedenza, per fare alcune considerazioni sui caratteri salienti dei progetti. Dico i progetti perché il progetto realizzato che voi trovate nel libro è il progetto del primo Pedibus sul quale si è lavorato insieme e ce ne sono seguiti degli altri che hanno portato a immaginare anche una implementazione dei temi sui quali porre l'attenzione per trasformare il modo di usare lo spazio pubblico da parte dei bambini, ma non solo, e per trasformare lo spazio pubblico migliorandolo. Quindi i caratteri salienti che si ritrovano in questi progetti, che riguardano in un caso un'altra scuola che è la Filzi Grego, nella quale tra l'altro il Pedibus funziona benissimo, ma non c'è stata la possibilità fino ad ora di realizzare invece gli interventi di trasformazione dello spazio pubblico che aiuterebbero a usarlo meglio, oppure anche un rapporto casa-scuola-ricreatorio, che sono quelle istituzioni all'interno delle quali, anzi due rapporti casa-scuola-ricreatorio, quelle istituzioni all'interno delle quali svolgono, tra virgolette, il dopo scuola i bambini triestini. I caratteri salienti che emergono quindi sono, da un lato, quello del muoversi in sicurezza, abbiamo detto, dall'altro anche quello del divertirsi e socializzare, andare assieme a scuola trovandosi alle fermate del Pedibus tra i bambini porta a un miglioramento della socializzazione. Dall'altro, fare rete e sviluppare la comunità, perché la cosa bella dei primi due Pedibus realizzati è quella che questi Pedibus stanno funzionando attivati e sostenuti dai genitori e non più dai volontari MISP. E oltre a tutto questi sono sostenuti anche dai negozianti che si trovano lungo la strada, che hanno dato la loro adesione al Pedibus per essere il luogo che dà supporto, sorveglianza al bambino che si dovesse ad esempio trovare in difficoltà. Un quarto punto è rendere più adeguato e amichevole per il pedone e, come dicevo anche prima, per le cosiddette categorie deboli, lo spazio pubblico, facendolo diventare appunto spazio comune. Secondo quell'idea che il pubblico è di tutti ma non è di nessuno, il comune è in realtà uno spazio comune. Il quinto punto sul quale si è lavorato, sia nel percorso partecipativo sia attraverso il progetto, è quello della conoscenza dei luoghi, del mettere in valore il paesaggio domestico e quindi mettendo assieme una serie di azioni che vanno dalla curiosità. Passiamo in diretta qui.
qui dalla postazione del WISP nazionale della redazione per parlare con Stefano Rumori, presidente WISP Umbria, benvenuto. Salve, benvenuto anche a voi, siamo tutti qui in questa importante iniziativa, quindi siamo nel pieno di questo lavoro che le politiche della WISP stanno portando avanti e credo che sia un lavoro importante per tutta la nostra associazione. Voi come WISP Umbria in particolare state lavorando molto su questo ambito della prevenzione e della tutela della salute, state mettendo in piedi diversi lavori, diciamo, intraprendendo nuovi rapporti? Sì, noi in Umbria stiamo avendo un rapporto stretto con la Regione su questi temi e dove ci vede protagonisti, e insieme stiamo lavorando su una sorta di protocollo d'intesa proprio per toccare i temi della prevenzione, degli stili di vita e della salute, che sono per noi temi importantissimi, e in modo particolare siamo anche dentro un progetto che si chiama Eurobis, che si occupa dell'obesità infantile, dove c'è una rete di praticamente di soggetti umbri, dall'università alla regione alla società italiana di pediatria e altri attori che si occupano di questi temi, e noi diamo il nostro contributo importante con delle buone pratiche e con i progetti che abbiamo fatto sia a livello locale sia a livello nazionale, come diamoci una mossa. L'intento, diciamo, di questo protocollo su cui state lavorando, di questi rapporti, è proprio quello di collaborare fin dall'inizio con le realtà che si occupano di salute. Esatto, noi pensiamo che il nostro contributo sia importante a partire dai tavoli, cioè i tavoli dove si decidono un attimino le strategie anche di questi temi nella nostra regione. Noi vorremmo dare il nostro contributo e vorremmo, grazie a questo protocollo, essere presenti nei tavoli dove si decidono un po' le strategie, in un certo senso, delle politiche che in Umbria rispetto a questi temi e rispetto a quello che farà la regione, noi vorremmo essere parte attiva in questo, quindi dall'inizio, quindi non subire un po' le scelte che vengono fatte, ma, come ripeto, credo che noi abbiamo i titoli per dare il nostro contributo. E avete anche dei rapporti già instaurati con il progetto, con il programma Guadagnare Salute, giusto? Esatto, l'Umbria, la regione in modo particolare, è in prima linea con il Ministero della Salute su questi temi, e sembrerebbe, però non vogliamo parlarne forte, che questa iniziativa che è stata fatta a Napoli e a Venezia di Guadagnare Salute, quindi questo momento di verifica della progettualità specifica, forse verrà fatta in Umbria e ad Orvieto ad ottobre, quindi avremo anche questo momento che è una cartina di tornasole per noi e anche un momento, diciamo, per l'Umbria importante su questi temi, quindi ci aiuterà molto anche nel promuovere quello che noi stiamo facendo sia a livello locale ma anche a livello nazionale, visto che sarà una vetrina importante dove già l'anno scorso noi siamo stati premiati anche dal Ministero per quello che stiamo facendo su queste politiche, quindi speriamo che sia sempre un momento importante per la WISP. Perfetto, grazie Stefano, buona giornata. Grazie a voi, buon lavoro. Allora, continua la sezione dedicata appunto agli spazi, agli ambiente e città. È iniziato adesso l'intervento di Antonio Borgogni del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali della Salute dell'Università di Cassino del Lazio Meridionale, che ci parlerà del progetto Percorsi Indisciplinati del WISP. Prima della presentazione dei non risultati, perché in realtà il progetto è ancora in corso, quindi si tratterà soprattutto di definire delle limite, di farvi vedere dell'indipendenza e delle impianto metodologico, ho il compito di presentare brevemente il progetto. Dopo il video lo mostrerà in modo molto più efficace di quanto non possa fare io. Indisciplinati è un progetto finanziato dalla legge 43 del 2000 e io lo definisco un progetto coraggioso, un progetto che mette insieme il tema della sedentarietà con un tema da questo punto di vista quasi inesplorato, cioè il tema degli sport di strada. Indisciplinati è, perché è ancora in corso, promosso, quindi tende a promuovere attività motoria sportiva nella scuola e nell'extra scuola. Che tipo di attività? Dicevamo appunto quella un po' particolare, che è quella degli sport di strada. Che cosa significa? Il parkour, la danza urbana, le giocolerie,
tutto il tema degli sport della bici, lo skateboard, eccetera, eccetera, qualcosa che anche dal punto di vista scientifico in relazione a questo, al tema della sedentarietà, è davvero poco esplorato. Dove si svolge? Si svolge come tradizione dei progetti introdotto 3 della WISP in molte città, alcune città già diciamo in cui già progetti simili erano attivi, quindi Torino e Genova, e altre, molte altre città italiane, Padova, la triade pugliese di Bari, di Barletta, che scusa, Andria e Trani, Pisa, Reggio Emilia, Bergamo, Trieste, la Sardegna con la Musei e Messina. Prima di passare alle slide, vedrete che non avrò dati, quindi sarà la mia presentazione del PowerPoint sarà piuttosto veloce. Tre spunti, se possono essere, mi assumo la responsabilità e la presunzione di chiamarli in questo modo, che sono strettamente connessi con quanto la relatrice precedente ha presentato. Stiamo parlando di spazio. Un primo criterio interpretativo può essere che cosa voglia la UNISP nei confronti degli spazi della pratica. E un primo indicatore, un primo punto di riferimento può essere il tema che Frank e Stevens lanciano, che è quello dei tight and loose spaces. E allora, è nostra intenzione, sono brutale, se il principale problema è quello di far muovere i bambini, a cosa serve il medicus? Basta inserire delle bellissime ruote da criceti dentro i cortili scolastici, arrivano 5 minuti prima, li facciamo girare lì dentro e tutto è risolto. La quantità di attività fisica è identica. Noi vogliamo qualcos'altro. Quello è uno spazio definito, chiaro, in cui si fa solo quella cosa lì. Noi pretendiamo, ma il medicus è un atto trasformativo. Contribuisce a trasformare la città, come abbiamo visto con la professoressa Maria. Poi c'è il tema che qui rubo, io ogni tanto faccio finta di essere urbanista e non lo sono, è che Bernardo, su cui insiste molto Bernardo Segui, è il tema della democrazia dello spazio, che è un tema che si connette strettamente con i grandi temi delle disuguaglianze. Segui dice, e io lo parafraso e gli rubo una frase e allo stesso tempo aggiungo qualcosa, non capirete subito che cosa aggiungo, sviluppare democrazia, il tema principale, il grande tema è quello di sviluppare democrazia anche tramite le attività motorie, riducendo le disuguaglianze nello spazio pubblico, e qui non riguarda solo i bambini. E si ritorna al discorso dei tight and loose spaces, centri specializzati per gli anziani in cui fare attività motoria, oppure vediamo la città e lo spazio urbano in modo tale che gli anziani possano uscire sempre di più dal controllo. Si stanno svolgendo ancora gli ultimi interventi della sessione mattutina del workshop Salute e Stili di Vita dell'UISP e abbiamo qui con noi Cesare Buffone, consulente ambientale responsabile settore eventi sostenibili .3SRL, intanto benvenuto. Grazie mille, buongiorno a tutti. Che diciamo terrà l'ultima relazione della mattinata. Allora, siamo un po' in anticipo rispetto ai vostri tempi, quindi se ci può raccontare, descrivere un po' i contenuti della sua relazione, in sintesi. Assolutamente sì, intanto ringrazio UISP per averci dato questo opportunità di presentare questa best practice progettuale. Il progetto di cui parlerò è WISP Eventi Sportivi Sostenibili, un progetto, se volete, un po' borderline rispetto ai stili di vita, però se pensate che WISP è stata la prima associazione a parlare di diritti allo sport, diritti alla salute, pensiamo come questo sport per tutti possa essere espletato in un ambiente che non è salubre, quindi un'attenzione nell'organizzazione degli eventi all'ambiente, ma anche a tutti quelli che sono gli aspetti sociali, culturali ed economici, eventi che diventano anche driver del cambiamento e cercano di quindi cambiare gli stili di vita degli atleti durante l'evento e che diventano però cambiamento nella vita di tutti i giorni. Presenterà alcuni progetti già realizzati sul territorio?
Sì, il progetto è particolare perché si snoda su tutto il territorio della regione Emilia-Romagna, prendendo in considerazione le discipline sportive maggiormente diffuse. Quindi assieme agli organizzatori, alle leghe sportive, ai comitati territoriali, abbiamo messo in piedi una nuova modalità di progettazione degli eventi, tenendo conto di quelli che sono i punti di forza e le criticità delle discipline sportive. Quindi parliamo degli sport in spiaggia, gli sport nelle strutture sportive, sport podistici, automobilistici, e alla fine cercheremo di tutto questo percorso di miglioramento, realizzeremo le linee guida sportive per ogni singola disciplina sportiva, quindi un lascito che la WISP vuole dare aperto a tutte le organizzazioni e a tutto il territorio nazionale. Un'ultima cosa, il progetto, proprio per il suo valore, è patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Coldiretti Emilia-Romagna. Grazie mille. Grazie a voi. Allora, noi intanto interrompiamo qui la nostra diretta, mentre l'ultimo intervento sarà tra pochissimi minuti. Riprenderemo la diretta streaming alle 16.15, sempre dal sito www.wisp.it, sempre da Trento. Oggetto di interesse in quella specifica fase. Abbiamo sviluppato quattro modalità di raccolta dati, quella che abbiamo chiamato monitoraggio live, che avveniva tramite dei questionari online che i responsabili dei comitati stessi potevano compilare entro date precise. Approfondimento è avvenuto tramite interviste telefoniche, approfondire appunto ai responsabili non solo ma anche ai partecipanti, compresi i ragazzi. Abbiamo fatto 5 sopralluoghi e ovviamente l'analisi dei vari documenti. Grazie. I sopralluoghi sono avvenuti verso la fine dell'attività, quindi tra fine maggio e una settimana fa, a Bergamo, Padova, Messina, e i comitati pugliesi e Trieste. Quindi 5 sopralluoghi, 30 questionari, 30 ore circa di interviste a coordinatori, operatori, ma anche a partecipanti. Poi abbiamo fatto un'analisi dei social network sviluppati in connessione con il progetto.